ieri sera, dopo tutto lo spiegone, gli ho detto: bene, adesso ci costruiamo una libreria. Cosa vuol dire costruirsi una libreria? Significa creare una classe che non è necessariamente un programma che l'utente può mandare in esecuzione, ma è un programma che l'utente magari non vedrà mai, ma che utilizzeranno altri programmatori. Le librerie sono dei prodotti software che vengono utilizzati dai programmatori, non dagli utenti finali. L'esempio che sto facendo è quello di una libreria Triangolo. L'esercizio lo trovate sulla piattaforma peninserale, una libreria Triangolo la quale offre le seguenti funzionalità. Quindi le funzionalità offerte da questa libreria sono: perimetro triangolo, cioè il calcolo del perimetro di un qualunque triangolo di lato specificato. Poi tre metodi che permettono rispettivamente di verificare se un dato triangolo è rettangolo, se è isosceles, se è equilatero. Ieri sera abbiamo fatto questa prima parte, vi ho fatto vedere che posso scrivere poi un programma, il test, che di fatto ho chiamato test triangolo, il quale richiama il metodo perimetro triangolo passando dei lati. Quindi la chiamata di questo metodo manda in esecuzione questo codice che vedete qui, lato 1 più lato 2 più lato 3, e restituisce il valore al chiamante. Nella classe triangolo ho creato il metodo public static davon. Questi metodi saranno tutti statici sempre. Questo davon è il tipo del valore restituito. Perimetro triangolo è il nome del metodo. E questi, lato 1, lato 2 e lato 3, sono delle variabili locali a questo metodo che sono messe però nella firma del metodo, nell'intestazione del metodo, tra parentesi tonde, separati da virgole, e sono detti parametri formali. Quando viene richiamato questo metodo, vengono assegnati dei particolari valori a queste variabili e dopodiché viene eseguito il corpo del metodo e restituisce il risultato della somma. Quindi nella classe test triangolo c'è un metodo main, perché senza il main non c'è la possibilità di mandare nulla in esecuzione. Questo metodo main chiama il metodo perimetro triangolo passando i valori da dare i lati, lato 1, lato 2, lato 3. Si richiama scrivendo il nome della classe, punto nome del metodo. Questa è una regola che vale per tutti i metodi statici. E il risultato lo sono andata a mettere in una variabile locale, perimetro, e poi ho stampato perimetro. Avrei potuto anche stampare subito, senza usare questa variabile, scrivendo in alternativa questa istruzione che vado a scrivere qua commentata. Avrei potuto scrivere subito qui, senza usare la variabile perimetro, triangolo. Faccio che copiare, punto, perimetro, eccetera. Quindi si può fare anche così. Ok? Ognuno fa come preferisce. Certo che poi qui stiamo facendo esercitazioni, quindi possiamo permetterci di scrivere tutte le variabili che vogliamo. Nell'ottica di ottimizzare lo spazio di memoria occupato, potrebbe essere meglio utilizzare questa seconda forma, ma solo in quell'ottica lì. Bene, adesso andiamo avanti allora a costruire anche gli altri metodi. Il metodo isRettangolo. L'avevamo già fatto un algoritmo del genere, quindi non sto a rifarlo, scrivo subito il codice. La logica dell'algoritmo è la seguente: applico il teorema di Pitagora in tutti i vari casi. Il teorema di Pitagora, vi ricordo, quadrato del primo lato più quadrato del secondo lato, che sono i due catetti, uguale quadrato ipotenusa.
Se vale questa relazione, allora vuol dire che il triangolo è rettangolo, altrimenti no. Però devo testarle tutte le varie possibilità. Quindi inizio a fare un'operazione sempre, diciamo, per semplificare un po' il codice, che è la seguente. Double, lato 1, square. O anche solo SQ. SQ. Uguale, calcolo il quadrato di lato 1. Math, la classe che contiene tutte le funzioni matematiche, punto. Anche qui vedete, i metodi della classe math sono statici, quindi li richiamo scrivendo classe, punto, nome, metodo. Qua scrivo metodo PAU, che lo conosciamo già, la base, cioè lato 1, e l'esponente 2. Quindi questa istruzione mi permette di calcolare il lato 1 al quadrato e lo vado ad assegnare a questa variabile, lato 1 SQ. Faccio la stessa cosa per gli altri due lati. Questo per semplificare un po' la scrittura del codice. E cambio i nomi, quindi lato 2 SQ, lato 3 SQ, e qua scriverò lato 2 e lato 3. Quindi adesso i quadrati ce li ho dentro lato 1 SQ, lato 2 SQ, lato 3 SQ. Adesso vado a verificare il teorema di Pitagora. Allora parto con, suppongo che lato 1 e lato 2 siano i cateti. Se è vero questo, che non è altro che il teorema di Pitagora, vuol dire che il triangolo è rettangolo. Come faccio adesso a ricordare che questo triangolo è rettangolo? In che modo? Allora, dichiaro qua una variabile booleana. Is rect. E le do il valore false. Ma se questa condizione è vera, invece è vero che il triangolo è rettangolo, allora cambio il valore della variabile booleana. Is rect uguale true. Altrimenti devo chiedermi se, adesso supponiamo che i cateti siano lato 1 e lato 3, allora sarà uguale a questo, faccio un copia e incolla e poi modifico, per non scrivere tutto quanto. Quindi se lato 1 al quadrato più lato 3 al quadrato è uguale a lato 2 al quadrato, quindi in questo caso si ipotizza che l'ipotenusa sia il lato 2, se è vera questa condizione, allora di nuovo a is rect assegno true. Vado a testare l'ultima possibilità, else if, aperta tonda, adesso suppongo che il lato 2 e il lato 3 siano i lati, i cateti, e lato 1 sia l'ipotenusa. E quindi di nuovo, se è vero, is rect uguale true. Altrimenti vuol dire che il triangolo non è rettangolo, perché lo provate tutte, e non devo fare niente perché is rect vale già false. Quindi devo solo fare un'ultima cosa. Questo metodo restituisce un booleano e io faccio restituire is rect. Vado a fare il test di is rettangolo. Allora, per testare questo metodo devo richiamare questo metodo qui, is rettangolo, passandogli i tre lati. Facciamo un primo test e vado a scrivere triangolo, che è il nome della classe, punto, is rettangolo, sto richiamando il metodo con la R maiuscola. Poi gli passo dei valori, metto 3,4,5, che so che sono i lati di un triangolo rettangolo. Quindi questo mi richiama il metodo, lo esegue. Ora, come faccio io a sapere se questo triangolo è rettangolo o no? È necessario che il metodo che si trova nella libreria mi restituisca qualcosa.
il valore che mi restituisce è o true o false. Quindi io posso andare a stampare questo valore. Posso sia fare per creare una variabile booleana risultato uguale triangolo, punto, il rettangolo, eccetera, e poi stamparla, stampare il risultato, quindi system.out.println il triangolo è rettangolo, due punti, e qua scrivo il risultato, ci sarà o false o true. Oppure posso fare come prima, in alternativa, faccio tutto in un'unica istruzione, quindi vado a scrivere system.out.println di questa roba qua. Ora, se eseguo questa cosa, mi darà il perimetro e poi mi dice se il triangolo è rettangolo, true. Perché mi dice che è true? Perché questo valore lo ha ricevuto dalla libreria. Vi faccio osservare che qua potevamo anche mettere tutte queste condizioni dentro un unico if utilizzando l'operatore OR, perché non possono essere tutte e tre vere, quindi l'AND non può essere. Una di queste, cioè se una di queste è vera, allora è rettangolo, se tutte sono false non è rettangolo, quindi si poteva, però diventava illeggibile e quindi sempre per fini didattici meglio scriverla così. Poi non solo per fini didattici, anche per capire meglio. Adesso vado invece a definire quest'altro metodo, che è il metodo isisoscele, e qua dovrà fare una cosa simile, cioè andare a verificare se ci sono due lati, almeno due lati uguali. Posso fare qui invece in maniera più semplice un if, una condizione if con un or? Sì, posso scrivere anche qui di nuovo, dichiaro una variabile booleana, boolean, isoscele, e assegno questa variabile false in maniera del tutto arbitraria. Poi if, allora lato 1 uguale a lato 2, oppure lato 1 uguale a lato 3, oppure l'altra alternativa è che lato 2 sia uguale a lato 3. Allora, se almeno una di queste condizioni è vera, concludiamo che il triangolo isoscele, quindi isoscele uguale true. Sbaglio sempre. Altrimenti non è isoscele, ma siccome isoscele vale già false, non devo fare nient'altro che restituire il valore di isoscele. Quando io richiamo questo metodo, i valori si trovano dentro a questo metodo main. Qui c'è una cosa che si chiama passaggio di parametri. Questi sono metodi parametrici. Metodi parametrici vuol dire che questi sono tre generici lati. Questo significa solo che per poter eseguire questo metodo ho bisogno dei tre valori che devono essere i lati di un triangolo. Dopodiché questo metodo funziona con qualunque terna di valori, quindi parametrica. È ovvio che poi quando io richiamo questo metodo, questi valori li devo specificare. Questi sono parametri formali che sono praticamente variabili locali a questo metodo. Invece, quando richiamo il metodo, devo specificare i valori. Questi valori sono i parametri attuali. Possono essere valori espliciti, numeri, o stringhe, o possono essere anche variabili che però contengono valori.
come avviene, come fa, viene copiato il valore dentro a queste variabili? Attraverso un meccanismo che si chiama passaggio di parametri. Il primo valore viene copiato qua nel primo parametro, il secondo nel secondo, il terzo valore nel terzo parametro. Naturalmente deve esserci corrispondenza nel tipo. Se le variabili sono double, bisogna specificare dei valori double o compatibili con i double. Adesso io sto facendo un test, quindi sono il programmatore, no? Che sviluppa il software, poi verifica prima di mandarlo fuori che tutto funzioni. Quindi sono ancora in ambiente di sviluppo, di development. Poi ci sarà un momento in cui, no, questa libreria potrà essere utilizzata all'esterno. Ok, la libreria non è mai un programma eseguibile, ok? Quindi non avrà mai un metodo main. Poi ci sarà un altro programmatore della mia stessa azienda, di un'altra azienda, se ho fatto una bella libreria, che se la prende, si prende il codice, ma non deve inserire il codice nel suo programma. Inserisce, cioè non deve andarsi a copiare il codice e incollarlo nel suo programma, no. Richiama, inserisce nel progetto, poi vi farò vedere come, la libreria, e può usare questi metodi per poter ampliare le funzioni, cioè per non dover scrivere sempre tutto da zero il codice. Quindi il main è o il test che fa il programmatore o l'applicazione riservata all'utente finale. Intanto di qua vado a testare di nuovo, faccio il test di isoscele. Naturalmente posso anche testare, vedere se metto dei valori diversi qua, che non sono 3, 4, 5, per vedere cosa mi restituisce. Isoscele. Vabbè, non scrivo più in alternativa perché avete capito, penso, no? Quindi test di isoscele. E vi faccio anche vedere un'altra cosa. Se voglio usare questa variabile risultato, anche qui, non la dichiaro più, l'ho già dichiarata. Quindi tolgo via boolean e richiamo triangolo isoscele. E guardate, lascio questi stessi valori, mi risponderà false. Triangolo e isoscele. Vado ad eseguirlo. Mi dice che il triangolo non è isoscele. Triangolo isoscele è false. Naturalmente, se gli metto 10, 10 e 10, mi restituirà true. Perché i metodi sono parametrici, quindi restituiscono risultati diversi a seconda dei valori che io passo per i parametri. Allora, vado a scrivere anche questo, avete capito, ormai questo è banale, perché come sarà fatto? Ci sarà di nuovo una variabile booleana, equilatero. Uguale false. Poi, if dato 1 è uguale a lato 2. E qua devo usare invece l'end, perché tutti e tre i lati devono essere uguali, quindi doppia e commerciale, end, lato 2 uguale a lato 3. Allora, alla variabile equilatero segno true. Altrimenti non faccio niente, non faccio niente perché già vale false, però devo sempre restituire la variabile equilatero. E dall'altra parte, vabbè, vado a testarla, poi ritorno, tanto solo per completare il tutto. Ctrl C, test di isoscele. Adesso eseguo e vedrete che mi dice che è il triangolo equilatero true. Se cambio qua un valore e metto 11 invece di 10,
o 30 invece di 10, mi dirà che il triangolo non è equilatero, però è isoscele. Okay? Sto scrivendo un programma che non ha senso, non è un programma per l'utente, è un programma di test. Vado su ogni metodo e vedo se funziona, anzi dovrei fare tutte le varie possibilità, mettere sia i valori che mi danno vero, sia i valori che danno falso, però immagina questo in un programma molto complesso, un metodo molto complesso, faccio tutti i test, faccio tutte le prove per accertarmi che funzioni sempre. In questo main non c'è una logica. Io ho detto, supponiamo che questo sia un programma, una libreria fantastica, che fa delle cose spaziali e la voglio vendere, la voglio distribuire, oppure la voglio regalare, però la voglio distribuire. Come faccio? Perché magari non voglio dare il codice sorgente. Vi ricordate quando io faccio l'esportazione di questo file, di questo progetto, adesso non lo faccio perché non ho tempo, ma se faccio l'esportazione di questo progetto mi vengono fuori sia i file Java, punto Java, che sono il codice sorgente, sia i file punto class, che è il bytecode, cioè la traduzione del codice sorgente. Di solito quando si distribuisce il software di questo tipo, se non è open source, cioè a sorgente aperto, si distribuiscono i class, cioè il codice illeggibile. Ora, come fa uno a capire come funziona questa classe se non l'ha scritta lui? Bisogna dargli una documentazione, ed è l'ultimo passaggio che farò per farvi capire che quello che stiamo facendo noi, stiamo producendo appunto del software da dare ad altri programmatori o a noi stessi. Vado a scrivere qua quelli che si chiamano commenti di documentazione, non nella classe di test, quella ormai la posso anche chiudere perché ho visto che funziona tutto, sono pronta per la distribuzione. Quindi inizio a scrivere un commento di documentazione, così, si inserisce con slash asterisco asterisco e si mette invio, e vedete che mi compare chiocciola, author e il mio nome. Nomi con la chiocciola davanti si chiamano tag doc, tag di documentazione. Qua posso anche aggiungere la versione, lo inserisco io, chiocciola version, e magari metto la versione 1. Ok? Poi, prima della classe, posso anche scrivere cosa fa la classe. La classe, e qua utilizzo un po' di HTML perché così consigliano le specifiche, triangolo, slash code, fornisce funzionalità per gestire, ovviamente non è così significativo, ma triangoli. Okay. E qua posso scrivere un sacco di cose, cioè cosa fa, cosa non fa, è ovvio che in questo caso non c'è niente da scrivere di significativo. Poi, attenzione, prima di ogni metodo, di nuovo, slash asterisco asterisco invio, scrivo che cosa fa il metodo e ci sono delle linee guida che mi dicono come devo scrivere questi commenti. Qua devo andare a scrivere restituisce il perimetro del triangolo. Adesso io scrivo poco perché vi do solo il senso della cosa, avrei potuto aggiungere restituisce il perimetro del triangolo di lato 1, lato 2, lato 3. Poi lascio una riga vuota e qua ho i tag doc chiocciola param che specificano i parametri, vedete lato 1, lato 2, lato 3, e io a fianco di ciascun parametro lascio uno spazio e vado a scrivere il primo lato, poi sotto il secondo lato e sotto ancora il terzo lato.
E poi c'è chiocciola record. Cosa restituisce questo metodo? È una ripetizione di quello che c'è già sopra. Return scrivo solo quello che restituisce il perimetro del triangolo. Adesso vado avanti a fare anche gli altri, quindi mi posiziono qui, invio, scrivo che cosa fa questo metodo, restituisce, se ce la faccio scrivere senza sbagliare, true, e non faccio accenno a particolari aspetti di programmazione, solo la funzionalità, restituisce true se il triangolo è rettangolo, virgola, false, altrimenti, punto. Poi lascio una riga vuota e sotto vado di nuovo, faccio copia e incolla perché primo lato, secondo lato, terzo lato. Perché è sempre tutto così difficile? Devi solo fare una copia. Ok. E poi il return mi restituisce, devo di nuovo scrivere la stessa cosa che c'è qua. Return, true il triangolo rettangolo, false il triangolo. Poi faccio la stessa cosa per isoscele. Sopra il metodo. Sopra il commento va sopra il metodo che sto descrivendo. Quindi qua faccio una copia e incolla perché sta per finire l'ora, quindi abbiate pazienza, ma tanto sono tutti uguali, CTRL V. Restituisce true se il triangolo è isoscele, false altrimenti, true se il triangolo è isoscele, false altrimenti, e poi ancora qua. Incolliamo così, CTRL V, restituisce true se il triangolo è equilatero, forse altrimenti equilatero. Allora, quello che voglio farvi vedere è quello che succede dopo, però. Allora, ho scritto i miei commenti, ok? Ho commentato tutti i metodi, ho scritto i commenti di documentazione, attenzione, non sono i commenti del programmatore che sono quelli che in verde, eh? È un'altra cosa. Adesso vado qui, dove c'è, salvo naturalmente tutto, vado qui dove c'è project e clicco su generate java doc. Ok, controllo che il progetto selezionato sia quello giusto, sì. Devo configurare java doc, nel senso che devo dire dove si trova, ma è già configurato, è già stato, vedete, c'è già il path name che mi conduce a java doc, quindi qualcuno l'ha già fatto prima di me. Non modifico, cioè faccio in modo, lascio tutto così perché mi salva i commenti di documentazione dentro il progetto, lascio così, però potrei anche dirgli di salvarli fuori. Faccio clic su next, il resto non c'è niente da fare, vado avanti perché potrei anche modificare il CSS, eccetera. Niente, finish. Gli dico yes to all, lui mi genera i commenti di documentazione. Li ha generati, vedete, ha finito, e qua c'è una cartella doc, la documentazione del progetto. Naturalmente adesso ci sono poche cose. Vado qui e vado su index HTML, lo vado a aprire nel browser, open with web browser, si vede bene, se non si vede male. Eccola qua, ha creato la classe del mio progetto, la classe, la documentazione del mio progetto. Vedete, nel mio progetto c'è solo la classe triangolo, ma se ci fossero 100 classi sarebbero tutte elencate qua. Per andare a vedere la singola classe, clicco su triangolo e qua c'è, ingrandisco così vedete meglio, c'è la stessa documentazione, uguale alla documentazione ufficiale di Java. Vi faccio vedere la classe matto di Java. Guardate com'è fatta la documentazione ufficiale di Java. E guardate la documentazione del progetto che avete fatto, che abbiamo fatto noi, è uguale. E c'è il package è com.scienziabibi.triangolo, la classe si chiama triangolo,
super classe object, e qua ci sono i costruttori, poi vi spiegherò cosa sono, e i metodi. Is equilatero, restituisce true se il triangolo equilatero, forse altrimenti. Is isoscele, quello che ho scritto prima, lo trovo nella documentazione. Voglio maggiori dettagli, li trovo qua sotto, oppure anche posso cliccare sul metodo e andare a leggere che ci sono i tre parametri che sono primo lato, secondo lato e terzo lato, e poi cosa restituisce? True, se il triangolo è equilatero, forse true. Con questa documentazione e il codice, il bytecode, quindi non il codice sorgente, il codice bytecode, chiunque può usare questa classe.